Buongiornissimo! Playoff VL con il Road to Glory. Let's go! Allora, abbiamo già il 5-0 della scorsa volta. Non so se lo rivedremo, me lo auguro. Vai! 4-5-1 pure lui. Lui sa. Bello! Madonna, Ruben Di... Oh, nostra. Ma dalla Turam! No way. Bello. Pulisic a carriare. Oh! Champion Ray! Christian Pulisic! Parte bene il nostro Road to Glory nei playoffs. Beh, se non me lo prendi, capo, io vado, eh. Tanto dopo aver visto Mbappé sbagliare davanti alla porta, perché non dovrebbero sbagliare pure loro? Questo però devi farmelo, eh. Bravo. Bravo! E più che altro per un account i premi dei playoff sono oro colato proprio. Per un account appena iniziato. Turam! Mamma mia, che giocatore! Già 1-0? Ok. Ma l'importante è che mi diano i crediti, capito? Non mi interessa molto dei pacchi. Qualche covedito. A zero crediti. Squadra avversaria. De Jong primo proprietario, Dembélé primo proprietario, complicata. Ci possiamo provare. Noi siamo una compagine molto umile, ragazzi. Non diamo all'occhio, non vogliamo nemmeno dare all'occhio. Vedi, sai che si porta fuori la palla da solo? Che disastro. No! Quella skill è fortissima in quella zona del campo, ragazzi. Bravo Milinkovic! Bravo Isai, detto Teo Hernandez. Oh, cazzarola. Bistecca! Problema? Bravo Varane. Calcio. Tum. Madonna, Cristian, io ti amo! Cristian, io ti amo! Difesa alta, fai sta skill e sei in porta! Bravo, ciao! Bravo, bistecca! Questo è calcio, eh! Football, magari? Football, magari! Football, football! Zero? Ragazzi, partita decisiva per qualificarsi alla Weekend League. Na 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 na. Siamo 2-0 ai playoff, dobbiamo lottare. Tocca lottare contro le difese a 5. Noi dobbiamo semplicemente approcciarci con metodo e con ordine. E vedrete che se ci approcciamo con metodo e ordine, i risultati arriveranno. Maronaro Carminuzzo, bravo. Questo è molto bravo, eh. Questo qua cos'ha? 5-4-1. Fastidioso, eh. Pulisic decide di non voler correre in sta partita, invece sì, e lo serve. Turam, Turam. Cazzo. Varan. Sontuoso. So perché non se lo stia inculando nessuno, Varan, però. Scusate. Ora! Ci sta. Bravo. Vai Turam! Turam! Il problema è che senza le skill mi sento un attimo un uomo perso, però... Fallo tattico, in area, forse non è il luogo più consigliato. No, no, qua deve tirare lui. Hakan, che non ha mai sbagliato un rigore. Mandate un messaggio. Ad Hakan! Bravo! Oh là, e abbiamo fatto a tirare una bella sfragandata. Chissà se riuscirò a fare 15-0 in Weekend League. Nenenenen. Posh. Ti vedo un attimo Monka Weirdo, eh? Che ti succede? Trobbiore! Ma quanti gol farò così in sta Weekend League, ragazzi? Tipo tutti.
Quella skill è L1, levetta a destra verso dove state correndo e levetta a destra in questo caso verso dove volete girarvi, molto semplicemente. Sì, ma ragazzi, la Pulisic è divertentissimo da usare. Che forte! Che forte! Ma poi sta esultanza una hit così. 4-0 così, in scioltezza. Ok. Bene. Maronna mia. Ah, è bella. Gran bella giocata. Dai, andiamo a fare sto 5-0. Però che culo, ok? Ma questo è un fenomeno, ragazzi! Questo è un fenomeno! Sempre lui! Eh? Lookman! Appena entrato a fare calcio! Colpi di tacco, time verdi. Demola? Spraialo! Ademola illumina calcio con una doppietta e un assist. Ma non è Lookman? Ma che faccia ha? GG's! Abbiamo nel Rotto Glory la necessità di fare dei soldi. Mega pacchetto e pacchetto 85 più, ti prego, dammi un camminante. Ah, Lucas Hernandez decide di sposare la causa. Non ci torna utile. E questo qui già un po' di più, anche Frattesi. Dai, più o meno. Cioè, più o meno che più. 85 più. Non mi darò un 85 almeno. Camminante. AD? Brasiliano? La Liga? Chi cazzo ho trovato? Cosa sta succedendo? Real Madrid? Rodrigo decide di sposare la causa. Rodrigo, la causa del Rotto Glory. E mo? E mo? E mo che cazzo facciamo? Beh, direi di vendere a sto punto. 140.000 per far capire che la proprietà comunque ha degli sponsor, qui. Beh, Rodrigo sposa la causa, ma fino a una certa, voglio dire, quanto costa? Costa la sua bellezza di 140.000. Un progetto sposato dal ragazzo, niente male, eh? Per ora c'è da rifondare, ragazzi. C'è poco da dire e tanto da rifondare.